Benvenuti e ben ritrovati con le pillole di dizione fonetica di Corsi Bologna con Cristiana Raggi. Oggi continueremo il nostro viaggio attraverso le consonanti italiane, quindi come le pronunciamo noi italiani. Oggi vedremo quindi le labio-dentali, quelle consonanti che per essere pronunciate hanno bisogno delle labbra e dei denti. Vengono definite così appunto perché a livello articolatorio noi occuperemo questa parte della nostra articolazione fonatoria. Quindi, le due consonanti sono la F e la V. Vedremo, come abbiamo già visto, con le due labiali, che normalmente è una differenza basilare fra le due consonanti, che noi andremo a vedere nelle varie giornate, nei vari appuntamenti, è data dal fatto che le corde vocali in un caso sono attivate e nell'altro invece no. Quindi anche con la F e con la V ci ritroveremo nella stessa situazione. Andiamo a vedere quindi come fare a pronunciare queste due consonanti. Partiamo dalla F. Noi abbiamo come postura iniziale, prima dell'emissione, i denti dell'arcata superiore che toccano il labbro inferiore. Quindi le arcate dentarie sono leggermente separate fra di loro e le labbra sono leggermente aperte. Il velo palatino è alzato. Noi procediamo a emettere la consonante F facendo uscire l'aria in maniera centrale. F, 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 F. Quindi si deve sentire l'aria che esce. F, F, F. Proviamo ad andare invece nella V. La V è uguale identica. Le labbra sono messe nello stesso modo, i denti sono messi nello stesso modo. L'aria, il velo palatino è sempre V, 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 è sempre alzato. Però l'aria in questo caso qui esce dai lati. E quindi succede questa cosa qui, v, 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 v. Io sento l'aria che passa attraverso questi due canali, v, v, v. Il labbro è nella sua postura, io non avanzo con la mascella, approfondisco un po' di più perché so che questa consonante normalmente dà un po' più di problemi. Per quale motivo? Provate a dire la parola avevo. Allora, se vi sentirete pronunciarla così, avevo, vorrà dire che non state facendo sentire la V. Ve la ripeto, avevo, avevo. Una cosa che ho riscontrato molto spesso. E invece io devo sentire la consonante. Avevo, avevo. Sentite la differenza? Quindi approfondisco un po' di più e cerchiamo di capire ancora meglio come fare questa consonante. La mascella non avanza e io ho i denti che sono come se stessi facendo un sorriso con il labbro che tocca le arcate, che tocca l'arcata superiore dei denti. V, 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 V. Solo che le labbra invece di essere in sorriso, che noi l'abbiamo usato soltanto per capire come mettere il labbro e i denti, sono un po' più chiuse. V, 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 V. Quindi la F, è quella, è la consonante che per essere emessa non ha bisogno delle corde vocali ed è centrale, mentre la V, 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 V è quella che per essere emessa ha bisogno anche dell'ausilio delle corde vocali. Proviamo a fare questo esercizio. Ripetiamo sempre delle sillabe. Fa, 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 fa. Passiamo alla V. Va, 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 va. Proviamo ad alternarle. Va, fa, va, fa. Per oggi abbiamo finito. Ricordate che voi potete sempre riscaldare
tutta questa parte qui, perché comunque diciamo sono dei muscoli che per rispondere al meglio e quindi per pronunciare al meglio di conseguenza le varie consonanti o vocali hanno bisogno anche di essere allenati. Troverete tutti i video di riscaldamento a questo link. Per oggi è tutto, vi saluto da Corsi Bologna, Cristiana Raggi, e ricordate, a un certo punto qualcosa cambia.